che attendevamo. Sentiamo un po'. Una serie di comunicazioni per cui non sono previste domande al termine. Non ci sono domande. Se qualcuno vuole fare una domanda può anche farla. Io lascio la parola al direttore Sabatini per un'introduzione. Prego. Va bene, il mister ha deciso con molto coraggio di incontrare la stampa per informare tutti direttamente della sua situazione e anche forse per lanciare un appello alle persone. Noi naturalmente abbiamo accolto la sua richiesta, gli siamo vicini, ci siamo io Di Vaglio qui a rappresentare la società, ma idealmente qui presenti ci sono tutta la famiglia Saputo, Claudio Fenucci e Riccardo Bigon, che sono corsi dalla squadra sbarcando stamattina da Montreal. Quest'uomo alla mia destra è il nostro conduttore, è l'uomo che ha in mano il Bologna e terrà in mano il Bologna per sempre fino alla scadenza del suo contratto. Gli vogliamo bene, lo rispettiamo, qualsiasi cosa succeda, e non succederà niente perché lui sconfiggerà questa malattia, noi saremo al suo fianco e andremo avanti con lui. Lo dico adesso per sgomberare il campo da qualsiasi ipotesi: l'allenatore del Bologna rimanerà a sinistra qualsiasi cosa succederà nei prossimi giorni. E devo dire, non è solo una cosa umanitaria, è una riflessione tecnica. Io preferisco Sinisa con qualche percentuale, 2 o 3% in meno piuttosto degli altri allenatori, perché penso gli basta per essere il migliore, come ha dimostrato negli ultimi 4 mesi di attività qui a Bologna. Grazie. Allora io visto quando è arrivato Walter che stava peggio di tutti, no? Allora, come ero geloso perché vedevo tutti i dottori intorno a lui, ho detto cazzo, mi ha rubato la scena, allora ho fatto di tutto per stare peggio di lui, così di nuovo tutta attenzione viene su di me. In esubero l'hai fatto. Io ho chiesto questa conferenza stampa e ho chiesto anche riservatezza da parte di tutti voi, perché volevo io per primo dirvi, dare la notizia alla mia squadra, a voi, a tutta la gente, ecco, di quello che è successo, ma visto che purtroppo non l'hanno rispettato tutti, e questo mi dispiace, anche perché per vendere 100-200 copie in più, rovinare un'amicizia che dura da più di 20 anni non mi sembra giusto, però ognuno fa quello che pensa di fare. Posso dire solo che mi dispiace per quello, però come non voglio più parlare di sta roba qua, ma parlare di altre cose e tutto, allora andiamo su quello per quale sono venuto e quello che voglio dirvi, no? Noi purtroppo, per fortuna, ecco, vediamo, abbiamo fatto alcuni esami, poi c'è il dottore, poi lo spiega meglio, dove si sono scoperte alcune anomalie che non erano 4 mesi fa. Tanto è vero che quando abbiamo fatto analisi di sangue, poi lo spiego, non faccio tutto il percorso, no? Così è tutto chiaro, ma anche perché non voglio che ci sono, no, ce l'ha quello, ce l'ha, magari non è quello, magari così io ve le dico le cose come stanno, è la verità, chiaro per tutti. E una volta detto, poi dopo comunque ci avrete sempre un bollettino medico da dottore, privacy per me, per mia famiglia e tutto, poi io farò quello che devo fare come sempre fatto, ecco, però volevo essere chiaro con tutti voi e dirvi quello che penso, perché non voglio che uno può pensare una piuttosto che un'altra cosa, ecco. Perciò quando sono partiti per il tiro abbiamo detto che ho febbre, diciamo per tutti non era un problema, era più un problema per me e per mia moglie, perché con tutti i pensieri e tutte le cose che avevo in testa, capire a dire a lei che ho la febbre e che lei mi riuscisse a credere era la cosa più difficile. Tanto è vero che lei dentro di sé, anche oggi mi sorella dice, come fa uno, cioè 40 di febbre, 30 di febbre non va, non è mai successo, a parte che lui da 20 anni che non c'ha febbre. Però ho
voluto credere, io sono stato abbastanza bravo, ecco, per dire che avevo questa febbre, perché quel giorno dovevo andare a fare ulteriori esami e li ho fatti alle 3 e alle 9 abbiamo avuto risultati che praticamente leucemia, diciamo, sicuramente quando mi hanno detto ho preso una bella botta, ecco. Sono stato 2 giorni chiuso in camera pensando a tutto, a riflettere, a piangere, ti passa tutta la vita, no? Momento di grande commozione per Semianovic. Io vorrei raccontarvelo perché non sono lacrime di paura, No. Io, come ho detto, malattia la rispetto, ma so che la vincerò, lo affronto come sempre fatto, con petto di fuori, guardandolo dritto negli occhi, e vado avanti. Io da martedì vado all'ospedale e non vedo l'ora di partire, di andare martedì là, perché voglio cominciare, prima comincio, prima finisco. È positivo, questo gli confermerà anche il dottore, che è una malattia, diciamo, in fase acuta, aggressiva, ma attaccabile, che ci vuole un po' di tempo per guarirlo, ma si guarisce. E questa è la cosa importante. Per, come ho spiegato anche ai miei giocatori, perché adesso ho avuto una call conference con loro e ho pianto anche un po' con loro, perché è normale, gli ho spiegato come bisogna affrontarlo, com'è. Noi dobbiamo giocare per vincere, non per non perdere, andare a pressare gli altri, attaccare gli altri, non farli prendere coraggio, fare 1 o 2 gol e vincere le partite. Se invece abbiamo paura, non abbiamo coraggio, ci difendiamo, stiamo indietro, prima o poi gol prendiamo e siamo rovinati. Perciò dobbiamo usare la tattica, io devo usare la tattica, quella che mi piace a me, giocando calcio. E io questa sfida sicuramente la vincerò, questo non ci sono dubbi, lo vincerò per me, lo vincerò per mia moglie. Lo vincerò per mia famiglia che adoro, vincerò per tutti quelli che mi vogliono bene. Sono parecchi. Io stavo bene, oggi ho ricevuto, non lo so, dir poco, 500-600 messaggi, non so quante telefonate, e voglio anche chiedere scusa a tutti quelli che mi hanno chiamato in questi giorni. Perché non ho risposto e perché non ho rimandato messaggio, perché non me la sentivo, perché volevo stare con me stesso, volevo riflettere bene, volevo disintossicarmi, volevo buttare tutta l'energia negativa che avevo dentro per essere pronto per andare a affrontare con serenità, con coraggio, quello che c'ho da affrontare. Perciò chiedo scusa a tutti quelli che mi hanno chiamato, che mi hanno mandato messaggi, e c'erano tantissimi veramente, perché non l'ho risposto, ma spero che mi capiscono. Vorrei anche ringraziare tutto il Bologna, dal presidente al magazziniere, perché mi hanno fatto capire in questi giorni che sono veramente uno di famiglia e che mi vogliono bene, insieme ai miei giocatori. E questo per me è una cosa importante, perché come ho detto ai miei giocatori, io questa sfida la vinco, ma ho bisogno di aiuto, di persone che mi vogliono bene, la mia famiglia, dei miei amici, e da gente che sta con me, che lavora con me. E ho avuto questa dimostrazione e devo dire, questi giorni ho pianto molto, ma ho pianto solo quando vedo un certo messaggio, quando vedo una cosa che mi commuove. Ma non mi piace che uno viene e mi piange, perché non mi piace che uno mi vede che sono una, come posso dire, che gli faccio pena. Io non devo far pena a nessuno, non faccio pena a nessuno. Io sto bene, sono a posto. Però la cosa, ecco, che ti fa emozionare sono queste cose, quando tu vedi... Mi permetto di dire che non è esattamente il sentimento che provochi la pena, Sinisa. Lo so. Neanche se ti impegni a farlo, non è quello il sentimento che provochi. Poi volevo fare un'altra cosa, una cosa anche importante, visto la mia esperienza e tutto, perché
sai, uno, ma posso scommettere anche che ognuno di voi, che se dovesse pensare che uno si potesse ammalare, forse una delle ultime persone che poteva pensare di essere ammalato è Mihajlovic. No, è grosso, è forte, si allena, fa tutti i giorni allenamenti. Io 28 febbraio ho fatto esami, erano tutti a posto, era normale. Ho continuato fino al 27 maggio a allenarmi tutti i giorni, un giorno di corsa, 12 km, un giorno di pesi. Finito il campionato sono andato a Roma, con mia moglie, un giorno sì, un giorno no, giocavo padel 2 ore al giorno. Non c'avevo nessun sintomo, non c'avevo stanchezza, non c'avevo chiazze rosse, non ero normale. Faccio come io faccio sempre quando facciamo le visite, faccio come mio padre è morto di cancro, faccio sempre quei marker delle cose, dei tumori tumorali. E se noi non avessimo fatto questi cosi, io con un esame di sangue che si fa ero normale, non c'avevo niente. Magari fra 6 mesi, un anno, no? Comincio a sanguinare, comincio cose e si scopre che c'è leucemia. E questo che voglio dire è che nessuno di noi deve pensare di essere indistruttibile, invincibile. Perché ognuno di noi pensa, ma perché a me non mi succede, a me non mi succederà. Poi quando ti succede è una botta tremenda. E allora l'unica tua speranza è di aver, come posso dire, prevenzionato, aver anticipato i problemi, sì. Perché se tu lo scopri dopo 2 mesi e lo scopri dopo un anno è tutta un'altra cosa. Per questo sempre mi sento dire, se una persona come me, famosa, che gli succede una cosa del genere e passa a quello, io fortunatamente l'ho fatto questo tutto, è stata bravura dei dottori che hanno scoperto che gli è venuto e poi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e quello che faremo, però che non pensano che è una cosa, diciamo, che non gli può succedere, perché può succedere a tutti. Se è successo a me, che ero stavo bene da sotto tutti i punti di vista, può succedere a tutti. Allora questo messaggio di voi, che comunque è giusto prevenire, cercare di prevenire, di dire, perché solo così, solo perché ti cambia vita in un momento ti cambia tutto. È una cosa la più brutta, cioè, quando tu dormi c'è un incubo, ti svegli e dici, ma sto meno male, adesso era un incubo, no? Tu qua ti isoli, c'è incubo, ti svegli, ma dici, no, non è incubo, è realtà, e la devi combattere. E sicuramente è più facile combatterla se hai prevenuto, se comunque hai fatto questi esami e comunque ti controlli, che invece quando ti arriva più tardi, che pensi che non succeda e poi ti può succedere. Perciò questo è quello che voglio, che ho, quello ho detto anche ai miei ragazzi là. Però ecco, questo è la tutta la verità, tutto quello che ho voluto dirvi. Un appello alla prevenzione, mi sembra il caso di chiarire, perché ci mette anche un po' di generosità verso la gente, il mister. State sereni, che come ho detto anche i miei ragazzi, che io questa la vinco come vinco sempre, e spero dopo averla vinto di essere ancora uomo migliore, più maturo, che un giorno posso raccontare anche questa, dopo tutto quello che mi è successo. Purtroppo a me nella vita nessuno mi ha regalato nulla, ma la vinci, sono sempre tutto, guadagnerò anche questo. Dottore, se vuole dire qualcosa, se dopo volete fare qualche domanda, io sto qua a rispondere. Ma è ovvio che è una conferenza stampa un po' particolare, non l'avrei mai voluta fare, però siamo qui per il mister ha voluto condividere con tutti e dire lui stesso qual è il problema che l'ha tenuto lontano dal ritiro nostro.
Questo è un problema, e quello che vi dico è la verità assoluta, non abbiamo niente da nascondere. Questo è un problema che è nato praticamente il giorno prima del ritiro, perché il giorno prima del ritiro abbiamo avuto il sospetto importante che si trattasse di questo tipo di patologia. Il giorno dopo, grazie alla disponibilità e alla competenza del servizio di ematologia dell'Istituto Seragnoli del Policlinico di Bologna, e grazie anche alla disponibilità della direzione del Policlinico, abbiamo avuto subito il risultato del primo esame importante, che era il puntato midollare, era l'esame del midollo, quindi siamo riusciti a capire che purtroppo si trattava della problematica che diceva il Ministro, cioè si tratta di una leucemia acuta. E quindi parliamo di pochissimi giorni, la cosa è iniziata con un sospetto veramente pochissimi giorni fa e siamo arrivati alla diagnosi nell'arco di 5 giorni, insomma, il giorno prima di cominciare il ritiro. Il giorno stesso del ritiro abbiamo avuto la certezza di questa cosa. È chiaro che il Ministro ha parlato di leucemia, ha parlato di una... 20 anni fa dire leucemia voleva dire forse non l'avremmo neanche detto, perché così non si poteva neanche parlarne. Oggi, grazie a quello che si sa e quello che c'è a disposizione per guarire completamente da questa malattia, oggi si può parlare di un futuro anche roseo, di un allenatore che può allenare, di un allenatore che può incidere sulla formazione della squadra, su quello che succede all'interno di uno spogliatoio, all'interno di un campo di calcio, perché lui potrà interagire, potrà fare questo. Ci saranno dei momenti ovviamente che sarà lontano dalla squadra perché è in ospedale a fare determinate cose, questo comincerà già da martedì, però questo non vuol dire che lui sia lontano dalla squadra. Dovrà curarsi certamente, però sono terapie che oggi sono terapie molto diverse da pochi anni fa, e quindi sono terapie assolutamente efficaci. Ecco, questa è la cosa importante, che oggi parliamo di una malattia che si può combattere, si può vincere e si vince anche in tempi brevi. Cosa dire? La cosa importante è che, come diceva il mister, lui non ha niente. Cioè il mister non ha niente, è stata una bugia. Sono un po' incazzato, quello sì. Questo sì, cominciamo bene con le terapie, perché questo vuol dire che aggrediamo molto bene le cellule che non sono quelle che vogliamo. Però ecco, un vantaggio che abbiamo è veramente che è in sorta da pochissimo tempo, questa è una cosa che dobbiamo dirlo. Il mister sta bene, non è vero che aveva la febbre, abbiamo dovuto dire. Perché non va in ritiro? Perché c'è un po' di febbre, attacca gli altri. Scusateci della bugia, però era in attesa di avere. Era meglio febbre, eh? Certo, era meglio febbre. ed è stato così, quindi credetemi, questa è la verità. Il mister sta bene, non ha febbre, non ha nessun sintomo. È stato, possiamo dire anche così, è stato un caso. Perché il mister si è presentato con un problema tipico di uno sportivo, tipico di chi fa tanto sport, tipico di chi ha giocato in Sardegna, a Padova, ha tirato su pesi, ha corso, si è allenato, voleva presentarsi bene al ritiro. E che cosa andavamo a cercare? Qualche cosa che uno sportivo solitamente ha in questi casi qua. Uno strappo muscolare, perché aveva un dolore di tipo muscolare, uno strappo muscolare, un dolore tendineo, un problema all'anca, perché a un certo punto ho pensato a un problema all'anca, una frattura da stress, frequentissima in chi ha questo genere di attività fisica. E quindi siamo andati a cercare questo, abbiamo fatto una risonanza magnetica per cercare questo, non per cercare altre cose. Purtroppo dalla risonanza magnetica è emerso che non c'era niente di tutto questo, ma c'era solo un segnale particolare a livello osseo da indagare. L'abbiamo indagato subito con degli esami specifici e abbiamo trovato quel che abbiamo trovato, ma ripeto, in una persona assolutamente sana, eccetto questo problema. Lui non ha sintomi riguardo a questo problema. E questo partiamo molto bene. Questo partiamo molto bene. Partiamo bene, partiremo da martedì. Sarà ricoverato all'Istituto di Ematologia del Sant'Orsola, all'Istituto Seragnoli. È un reparto molto qualificato, diretto dal professor Cavo.
ci sarà il dottor Curti insieme al professor Cavo che assisterà e gestirà le terapie da fare al mister, e siamo in ottime mani, ne sono veramente convinto, e questo lo deve sapere, e deve sapere che potrà continuare la sua attività, deve continuare la sua attività, perché non può stare senza dire al giocatore che ha fatto male, a dire a quell'altro che non stava al posto giusto, dire ai suoi collaboratori quel che devono fare. Quindi lui continuerà questo, certamente. Quanto tempo durerà non possiamo ancora dirlo, perché sono ancora in corso degli esami. Noi sappiamo la diagnosi, ma non sappiamo ancora il tipo di leucemia, il tipo preciso, quindi non abbiamo ancora la possibilità di dire che tipo di terapie farà, per quanto tempo, quale sarà il nuovo ricovero, non lo sappiamo ancora. Sappiamo che dovremo fare questo percorso, speriamo che sia un percorso corto, però sicuramente ci arriveremo in fondo. Per quel che riguarda il discorso del suo lavoro, ma io credo che avremo il piacere di averlo di nuovo più forte che prima. Lui vincendo questa battaglia, lo conosco già, lo conoscevo già 10 anni fa, comunque lui tornerà mentalmente sicuramente, ma anche fisicamente, ma soprattutto mentalmente più forte di prima, sarà una macchina da guerra sicuramente. Grazie ritornando direttore, come va? Vediamo se ci sono domande. Sì, concludo velocemente dicendo intanto grazie, siete qui in moltissimi, vi devo ringraziare, perché per noi è una cosa importante che il mister avesse potuto comunicare al mondo quello che è il suo problema, senza che ci siano bisbigli in giro, ipotesi nefaste o indagini, telefonatine qui e là, non ci piace. Il mister ha parlato a tutti, mi sembra una cosa molto molto democratica, molto aperta e anche molto civile. Quindi grazie per essere qui in molti. Ho omesso prima di dire che la famiglia Saputo normalmente è tutta schierata a fianco del mister, già si sono sentiti e si sono parlati, e tutta la famiglia gli ha dato ampie garanzie per la sua vita e per la sua attività. Quindi andiamo avanti tutti insieme e tranquilli, nel limite in cui si possa essere tranquilli in questa situazione. Ma come vedete il mister ci ha avuto il coraggio di scendere qui e di parlare con tutti voi. Io al suo posto mi sarei nascosto in una grotta e non avrei più parlato con nessuno. Grazie a tutti. Se avete qualche domanda, il mister avete carino, se volete farvi, però insomma io credo che siamo stati abbastanza grande disponibilità. Mi sembra generoso non rompere le scale. Grazie. Grazie. Finisce qui con questo grande applauso Ilario per un grande uomo come Sinisa Mihajlovic. Grandissimo, però ti posso dire una cosa, lui avrebbe voluto parlare con sì. I giornalisti, perché credo che in questo momento, cioè questi uffici stampa, io veramente non li sopporto più.